What is it? Che cos'è che ti mette in un bisogno così cronico di un'altra persona? I problemi legati alla perdita sono essenzialmente psicologici ed emotivi. Devi essere in grado di andare avanti con grazia con la vita. Questa è la scelta che hai. Puoi lasciare che il mondo viva sotto la tua ombra, oppure puoi sempre morire dalla voglia di metterti un po' nell'ombra. Vedi, al momento il processo fondamentale di vita dentro questo corpo non ha bisogno, è interdipendente, è destinato ad essere così. La natura fisica della tua esistenza è interdipendente. Devi mangiare cibo, devi respirare, devi bere acqua, così tante cose, hai bisogno di servizi, manutenzione. Ma ciò che sta generando questa vita sembra essere un processo completo di per sé. Non ha bisogno del sostegno di nessuno. Non è così? Pensi così? Senti così? Sì o no? È così. Allora, cos'è che ti mette in un bisogno così cronico di un'altra persona? È la natura del tuo pensiero, della tua emozione. Forse in una certa fase della tua vita anche il tuo corpo fisico. Ora, il corpo fisico è una cosa. Non lo hai fatto tu. Vedrai. Se anche solo ti interessi molto ad un libro, stai leggendo un thriller di suspense, tutti i tuoi bisogni fisici spariranno. Hai notato questo? Stai leggendo un thriller a suspense da 4 soldi. Ma è abbastanza. Per 2 ore non hai pensato al cibo, a questo, a quello. Ogni bisogno fisico è scomparso, non è così? Quindi si può trascendere molto facilmente, se lo desideri. Non sto dicendo che devi, ma se lo desideri. La fisicità può essere padroneggiata molto facilmente. Non è poi così difficile. Ora, i problemi legati alla perdita sono essenzialmente psicologici ed emotivi. Quindi, la struttura psicologica di chi sei, almeno la struttura psicologica di chi sei, dovrebbe essere creata da te. Se creassi tu la tua struttura psicologica, ne faresti una possibilità di sofferenza o una possibilità di beatitudine? Se la creassi tu, parlo di ciò che vuoi per te stesso. Ciò che vuoi per il tuo vicino può essere discutibile. Almeno ciò che intendi per te stesso non è sofferenza. Nessun essere umano fa questo. Quindi, ovviamente, non hai creato il tuo processo psicologico o la struttura psicologica consapevolmente, come li vuoi tu. Ora, significa dire, se domani scompare non mi preoccupo, continuerò con la mia vita dopodomani? No, 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 non si tratta di questo. È solo che devi vivere in modo tale che hai la volontà di morire per qualcuno in questo momento. Ma se accade che domani muoiono, non tu, loro muoiono. Devi essere in grado di continuare con grazia la tua vita. Ma oggi devi vivere come
se avessi la volontà di morire per questa persona, genuinamente. Altrimenti non c'è santità nella vita. Se ne fai un calcolo logico, dopotutto, sono un pezzo di vita indipendente, perché avrei bisogno di qualcuno? La tua vita diventerà veramente brutta. Devi vivere come non posso vivere senza di te. Ma domani, se così accade, questo è domani. Se accade che quella persona scompare, perché muore o diventa libera o qualsiasi altra cosa, allora devi vedere, questo è un pezzo di vita indipendente, ma se lo vedi oggi, la tua vita diventerà brutta. Le persone non sono in grado di cogliere questa distinzione. O diventano donnaioli senza scrupoli, o diventano così sentimentali e smarriti, non sono in grado di godersi le proprie relazioni. La maggior parte delle relazioni sono solo conoscono una certa gioia solo all'inizio, in seguito è una continua complicazione e dolore. Per la maggior parte delle persone, sfortunatamente. Questo è perché non hai capito la natura, non hai fatto esperienza della natura di questo. Stai cercando di capire la natura di quello. Non accadrà mai. Se hai una relazione meravigliosa, il più delle volte è perché qualcun altro è meraviglioso. Brutto modo di vivere, non è così? Devi avere una relazione meravigliosa con tutti intorno a te per chi sei, non per quello che qualcun altro è. Questa è la scelta che hai. Puoi lasciare che il mondo viva sotto la tua ombra, nel comfort della tua ombra. Oppure puoi sempre morire dalla voglia di metterti un po' nell'ombra. Questa è la scelta che ogni essere umano ha.